introdurrei, siccome siamo a maggio formaggio, direi di introdurre questa presentazione a livello istituzionale. E chi meglio dell'assessore a tutte le attività praticamente del comune, compresa la cultura, e Licia Montagnani che è accanto a me. Sì, buonasera a tutti e complimenti alla Proloco Gabbro e a tutto il Gabbro per questo allestimento delizioso, penalizzato da un tempo malefico direi, che però ci darà modo di rifarci domani. E niente, io credo molto nella valorizzazione dei luoghi, dei territori attraverso i prodotti d'eccellenza, attraverso il vino, attraverso i cibi. Per cui questa presentazione, grazie agli autori che sono qui con noi e a Marco Manuselli che si è adoperato per farli venire, per gli invitati, è particolarmente importante, perché noi parlando di cibo, parlando di vino, di buona tavola e anche di donne importanti, in questo caso mi pare di capire, parliamo della rinascita e della riscoperta di tesori che abbiamo a portata di mano e che molte volte non sappiamo cogliere, non sappiamo valorizzare. Ecco, Gabbro, oltre ad avere bellissimi paesaggi, ha una quantità di aziende agricole, locali, di ristoratori, di vini, di cose da offrire e da far vedere. Già che questo non è un libro di cucina, perché io e Stefano non è che ci intendiamo molto di cucina, ci intendiamo più di tavola, e questo si vede, le nostre tavole sono buone, sia quella toscana che quella emiliano-romagnola. Questo non è un libro di cucina, non ci sono ricette tranne alcune abbastanza particolari, ma è un libro di storie, di aneddoti, di curiosità e di personaggi. Cosa ci fa il bolognese in un libro toscano? Avete presente le barzellette, no? C'è un inglese, un francese, un tedesco. Ecco, in questo libro sembra di essere in una barzelletta. Il libro nasce come idea nei nostri vagabondaggi per la campagna toscana, per le colline, alla ricerca di cantine, alla ricerca di prodotti genuini, come appunto parlava anche uno degli altri autori, perché noi siamo ricercatrici del gusto, ci vogliamo definire così, del gusto però di quello vero. Noi andiamo a ricercare quello che ancora rimane e anche che viene riscoperto in questo momento nel nostro territorio. Questa sera ci troviamo alla capannina di Franceschi. La capannina, con oltre 80 anni di storia, è simbolo di eleganza, stile e divertimento. Questa sera Ezio Greggio e Dario Barantini presenteranno Striscia la capannina. Noi non vi possiamo fare vedere tutto lo spettacolo, ma godetevi comunque le interviste che abbiamo fatto.
Eccomi qua, io sono con uno dei volti più amati della TV italiana, è vero, non fare già subito così la faccia. Faccio questa faccia perché il volto mio è sempre nascosto dalle parrucche, dalle maschere. Avrei detto il nome, Dario Balantini. Ecco, allora quello sono io. Ciao Dario, come stai? Sto male così. Si va avanti. Allora, questa sera qui alla Campanina, serata di musica e divertimento. Sì, abbiamo fatto questo abbinamento con Ezio Greggio in modo che durante i trucchi, per non lasciare il vuoto, abbiamo chiamato una star che potesse inframmezzare e poi intervistare anche i miei personaggi, che è Ezio Greggio appunto. Senti Dario, tu appunto, come si diceva prima, sei un attore, sei un pittore, sei un comico. Dovendo rinunciare a una di queste tue attività, a quale proprio rinunceresti? Non rinuncerei alla pittura perché è molto più libera, nel senso non è una cosa commissionata dalla televisione. Se uno vuole dipinge anche per conto proprio, mentre fare uno spettacolo per conto proprio, insomma, non è che... È così difficile quando ti metti lì a studiare un personaggio, entrare proprio nel personaggio? No, devo dire la verità, mi spiace deludere eventuali persone che pensano a un grande lavoro dietro, ma è al di là che c'è un lavoro di trucco, però è una questione di talento, è un dono di natura, ecco, sì. Meno male che c'è questo dono. Va bene. Grazie mille. Ciao. Io sono qua in compagnia di Ezio Greggio, un uomo che non ha assolutamente bisogno di essere presentato, voglio dire. Ma no, fa sempre piacere avere una presentazione, poi voglio dire, mi fa molto piacere che tu mi presenti, quindi grazie. Ezio, questa sera quella Campanina, grande serata fatta di musica e divertimento. Assolutamente sì, poi sempre un grande piacere ritornare in questo locale dove ho fatto tante serate negli anni scorsi, ho anche girato un film con Carlo Vanzina, alcune scene le abbiamo girate qui alla Campanina, per cui è un piacere e un onore ritrovare tanti amici qui in questo locale meraviglioso, non solo uno dei più importanti d'Italia ma del mondo in assoluto. Sei di casa questa sera insieme a un amico e collega, Dario Balantini. Grande, grande Dario, quindi faremo insieme questa serata che è fatta anche di tante improvvisazioni. Trattenerete il pubblico improvvisando, cantando e tutto quanto. Di tutto, un po' di tutto. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Salutatemi Greggio quando lo vedete. Ciao. Grazie. Oh, this girl is so fly.
kind of fire. I'm burning with love and I'd love to love her. I said forever I'd love to love. She's a sunshine girl lighting up my world. What she does to me, she makes me say whoa. Shorty that I ever seen. She's the girl that I never seen.